Giampiero Ventura, le ultime 48 ore sono state difficili per chi ha a cuore il calcio. Volevamo un suo commento su questa Superlega che ha tanto fatto discutere. Ma mi accodo a quello che è stato detto praticamente da tutti, da uomini di sport e non, cioè che secondo me era una follia, perché secondo me lo sport in generale, il calcio in particolare, fare la Superlega significava uccidere l'essenza dello sport e non solo del calcio. Era una follia uccidere, secondo me, la passione della gente. Capisco che è necessario cercare nuove risorse per come sta andando la situazione, però credo che ci voglia il rispetto per quello che il calcio è e per quello che rappresenta, perché il calcio per me è fatto di meritocrazia. La bellezza è la sfida da parte del più forte ed è quello che poi è quello che infiamma la gente. Quindi per fortuna mi sembra che la Superlega in questo momento si sia un attimino fermata. Io credo che non siamo ancora pronti per paragonare il calcio al football americano. Io credo che in questo momento è bene che il calcio si può migliorare in alcuni aspetti, ma rimanga per quello che è. Mister, le big del calcio non escono bene da questa storia, anche tra italiane purtroppo. C'era una necessità impellente di generare risorse, per recuperare delle situazioni pregresse che sono venute a creare, questo lo capisco, però credo che ci siano modi e modi. E non nella maniera che è stato fatto, perché tutto sommato adesso io non ero presente, quindi non lo posso dire, però leggendo le dichiarazioni di tutti è stato fatto un po' a tradimento, e questa è la cosa che credo che, oltre a quello che ho detto prima, abbia dato veramente fastidio. Facciamo finta che non sia successo niente e ritorniamo a fare quello che è lo sport, almeno per quanto riguarda l'Europa, lo sport più affascinante che ci sia, che quello che coinvolge milioni e milioni di persone. Non trova però che ci sia stata un po' troppa ipocrisia anche nelle parole di FIFA e UEFA, che in fin dei conti in tutti questi anni hanno anche loro contribuito, no, a rovinare un po' l'immagine del calcio? Ma questo fa parte del grande gioco politico, quindi io sapevo se fosse andata avanti la Superlega ci sarebbe stato comunque la possibilità poi di trovare degli accordi, perché non si può prescindere di uno dagli altri. Quindi io credo che l'ipocrisia nella politica regna sovrana, c'è sempre stata e sempre ci sarà, quindi non mi stupisco più di tanto. Un'ultima domanda, parliamo di calcio, quello vero. Giampiero Ventura, quando la rivedremo in panchina? 36 anni ininterrotti, quest'anno è stata una scelta. Speravo che mi si attenuasse la voglia di stare nel calcio, invece tutta la mia vita è impregnata.